Io ho scritto questo libro per una questione di simpatia. Il Papa Francesco mi sta simpatico, ma non come direbbero i romani perché fa il simpatico, ma perché dietro questa sua simpatia c'è un'idea di Chiesa e di cristianesimo che è esattamente quella del Concilio Vaticano II, cioè di una Chiesa che soffre e prova le gioie, le speranze, gli stessi sentimenti degli uomini di oggi. E quindi interpreta una fede non ideologizzata, ma una fede che si sa piegare sui problemi del mondo. Questo è quello che lui sta cercando di fare con misericordia e con una rivoluzione del cuore che è l'essenza della comunicazione. È entusiasmante tutto quello che lui sta facendo. Ed evidentemente è qualcosa che è anche scomodo perché ha molte persone che lo amano, ma ha molti detrattori. È un po' come qualcuno, un errante Rabbi Galileo di oltre 2000 anni fa, che certamente non piaceva agli inamidati custodi della presunta dottrina. Io ho chiesto a una cinquantina di personaggi, italiani e stranieri, intellettuali, sportivi, rappresentanti del mondo dello spettacolo, di condividere un sentimento, un pensiero, una riflessione che Papa Francesco ha suscitato in loro con un atteggiamento, un gesto, una frase, una riflessione. Ne è venuto fuori un affresco straordinario, direi, di commenti che arrivano anche da universi culturali differenti, perché abbiamo il credente, il teologo, ma anche il filosofo laico, che con il cuore riflettono su che cosa Bergoglio sta dicendo a questo mondo, al mondo di oggi.